Siamo col professor Gibi Zorzoli, che è presidente del coordinamento FRE, quindi fonti rinnovabili e efficienza energetica, sempre a Solar Expo di Milano. Qual è la situazione per le energie rinnovabili, presidente? La situazione, a giudicare anche dalla parte exhibition di quest'anno, che è fortemente ridotta, sottotono, è ridotta anche numericamente rispetto agli anni precedenti, non si può negare che la situazione è difficile. D'altra parte, le posizioni anche in questi giorni espresse a livello di governo rispetto alle rinnovabili non sono certo iniezioni di fiducia. Questa idea di tagliare in modo retroattivo, diciamo, gli incentivi al fotovoltaico sta provocando non solo la ribellione degli operatori interessati, ma del stesso settore bancario, il quale giustamente lancia segnali di allarme. Cioè, e do una notizia in più molto grave: il vicepresidente di un grosso struttura di intervento finanziario internazionale, che aveva convinto questa struttura a investire nelle infrastrutture energetiche in Italia, si è fatto vivo in questi giorni dicendo che è stato addirittura rimproverato per aver suggerito una strategia che dal punto di vista dei top manager di questa struttura, dice, l'Italia è diventata inaffidabile. L'effetto annuncio è bastato a far sì che significativi investimenti facessero marcia in un paese che era alla ricerca disperata. Sì, naturalmente stiamo parlando dello spalma incentivi. Dello spalma incentivi, stiamo parlando di questa cosa. Già l'effetto annuncio sta riducendo. Quindi questa è la situazione. E però, mentre nel mondo si sta andando nella direzione esattamente opposta. Si sta andando verso uno sviluppo della low carbon technologies, della produzione decentrata, della domanda decentrata, quindi di un assetto complessivo diverso. E questo è ancora più preoccupante, perché non abbiamo di fronte dei nemici del senso del zona, ma una visione miope e provinciale, che è molto peggio. Certo. Bene, presidente, la ringrazio. Alla prossima. Grazie.